Hi guys, and welcome to the second video of the series. I'm gonna start right away with Italian. If you don't know why, go back to video number one of the series of Slow Italian. Buongiorno, carissimo o carissima. Benvenuto nel secondo video della serie. Oggi ti spiegherò come usare al meglio i video di questa serie. Molti mi chiedono: quante volte devo ascoltare i video per imparare l'italiano naturalmente? La mia risposta è che non c'è una regola fissa. Io ti consiglio di ascoltare il più possibile. Può essere 10 volte, 20 volte, quanto preferisci. L'obiettivo è passare più tempo possibile con l'italiano, capendo quello che dico grazie ai sottotitoli. Se non capisci niente di quello che dico, allora comincia, mentre ascolti, a seguire la parte in inglese. Nel tempo, grazie alla ripetizione, le tue orecchie si abitueranno all'italiano e in particolare capiranno il messaggio che ti sto dicendo senza dover più leggere la parte in inglese. Se stai pensando: non capisco niente, cosa devo fare? Tranquillo, è normalissimo. È per questo che i sottotitoli sono qui, per aiutarti in questa fase. Questo approccio è totalmente differente da ciò che hai provato in passato. Proprio per questa ragione vedrai che funzionerà. La regola base per imparare l'italiano è passare tanto tempo ascoltando la lingua italiana, capendo quello che ascolti. Quindi la combinazione che ti stiamo dando, mentre io parlo, avere il testo italiano, il testo in inglese, è perfetto per aiutare il tuo cervello a imparare la lingua. Io ti saluto, ci vediamo nel prossimo video, nel quale ti dirò quali saranno gli argomenti e le tematiche di cui parleremo in questa serie. A domenica prossima, un abbraccio. Okay guys, listen many times to this whole video. I know it may look strange, how am I gonna learn a language like that? Do I just listen to your voice while you speak Italian about nothing? And whatever is your thought that you are having right now is exactly what I was thinking when I started to listen to the English language at the beginning directly.
and I thought, hey, I'm not studying grammar directly and or the verbs, etc. How am I going to learn English? And the exposure to the English language allowed me to really learn the language properly and then being able to express myself in any way I can. So do that, trust me, listen to these videos multiple times, and interesting topics are coming, of course, not just me talking about the method. So be patient that many cool tiny videos are coming about cool stuff to listen to even multiple times. And I'm very excited for you because this is the real process to learn the Italian language, not only at the beginning, but also in the future, increasing the difficulty of what you are gonna listen to. See you next week, subscribe for new videos, leave a comment if you enjoyed it, and I send you big hugs from Italy.